Vediamo di trarre le conclusioni. Abbiamo intitolato questo seminario Il pane del futuro e qualcuno ha detto, ma scusa, avete passato del passato perché dov'è il futuro? Non ha. E cercherò di dirvi le mie impressioni invece sul futuro e come veramente il pane sarà potrebbe essere nel futuro. Il futuro non lo legge nessuno, se non delle sfere di cristallo. Certo non vorrei nel futuro fare e ingannare il consumatore. Il consumatore è ingannato quando si dice che sto facendo il pane di San Pastore. Perché è ingannato? Perché sto facendo il pane con un grano che non è ottimale per essere panificato. Primo, un grano che produce poco e quindi dal punto di vista ambientale è da scartare. Perché? Perché producendo poco ho bisogno di più superficie. E maggior superficie significa maggior impatto. Quindi sto vendendo al consumatore un qualche cosa di lusso, che facendo male all'ambiente e non facendo bene all'ambiente. Questo vale per il senatore Cappelli, vale per il San Pastore, vale per il Mentana, vale per tutto quello che ci si può inventare. Cioè sono situazioni vendute a un pubblico che paga, ricco, no? Qualche cosa che in realtà questo valore non ce l'ha e che dal punto di vista ambientale è, ripeto, negativo. Questo un primo discorso. Io spero che nel futuro non si venda fuffa, no? Come si sta cercando di vendere oggi con i cosiddetti grani antichi, che antichi non sono, fra l'altro, perché il San Pastore, cosa volete che sia antico? Non è una roba fatta negli anni 30 e poi divulgato negli anni 50-60, ultimo Cirillo Maliani che lo vendeva come San Pastore Famiglia 14 per fregarsi le royalty, un altro buono, no? Per fregarsi le royalty e non darle all'Istituto Costitutore, no? Capite che siamo veramente alla bassa lega. Comunque questo è un primo discorso, cioè non vendiamo fumo, educhiamo il consumatore con cose serie, facciamogli il pane bene, facciamoglielo gustare, no? Ma non vendendogli cose che non sono assolutamente. Quanto al cosiddetto lievito madre o pasta madre, chiamata di un tempo, certo, in famiglia aveva un suo significato. Il significato che prendeva con i batteri, con i lattobacilli, gli aromi di casa propria, no? Quindi ogni casa aveva un lievito di aroma diverso, no? Uno entrava in casa quando si era panificato e aveva l'aroma del pane di casa sua, che era diverso da quello del vicino o da quello. Perché? Perché il lievito era mantenuto in condizioni di umidità, di temperature diverse, che erano quelle proprie di casa, poi allungato nel tempo. Il pane del futuro. Io spero che in futuro possiamo affermare che il pane sarà migliore rispetto ad oggi, se ci comportiamo da migliori. E ciò perché in qualche modo saremo costretti a modificare già la materia prima, la varietà, il frumento come tale. Perché costretti? Perché tutti sanno che c'è oggi un aumento di anidride carbonica in atmosfera, siamo arrivati a 424 ad oggi in atmosfera di parti per milione, e che tutto sommato questo dal punto di vista produttivo è un beneficio, perché ci porta a maggior produzione, grosso modo il 10% in più rispetto a quando era 280 parti per milione in atmosfera. Però non c'è dubbio che questo che noi stiamo osservando, che sia dovuto all'aumento di CO2 o no, questo è tutto da discutere, almeno secondo un gruppo di persone,
di scienziati, no? Ma sicuramente siamo di fronte a un aumento di temperatura. No, siamo a un grado e mezzo a seconda dell'areale, così via. Come? Uno e mezzo nel Mediterraneo, come volete, non è, in più. Questo significa che sulla cultura in qualche modo va a impattare. Per esempio la precocizza, e le varietà attuali vengono precocizzate oltremodo, e questa precocizzazione può andare a dare delle influenze in negativo in termini qualitativi, in termini di fertilità di spiga, in termini di attività fotosintetica, di minore attività fotosintetica. Quindi dovremo adattare dal punto di vista del miglioramento tutto questo facendo varietà più adatte all'ambiente che andremo ad avere. Cioè la piovosità dovrebbe diminuire, e se diminuisce dobbiamo avere resistenza agli stress, e per esempio dobbiamo indagare e fare miglioramento maggiormente sugli apparati radicali, il portamento degli apparati radicali, capacità di andare in profondità invece che restare in superficie e recuperare meglio l'acqua. Più difficile lavorare sugli stomi, e quindi con le chiusure, perché evidentemente a quel punto non entra CO2, e quindi poi riduco le rese se gli stomi si va. Come? Oh, va in stress termico anche, certo. Da questo punto di vista, ripeto, più difficile non. Bisogna lavorare sulla fotosintesi, verosimilmente, e forse arriveremo a passare da pianta C3 verso un sistema simile, e questo sarebbe l'ideale, in pianta C4. L'ideale ai fini ambientali, poi, sarebbe auspicabile, almeno per certi ambienti e per certe situazioni, è andare verso la perennità. Usare frumenti di tipo perenne, onde non dover continuare ad arare o continuare a lavorare e ottenere rese di un certo interesse, ma senza smuovere quella che è la sostanza organica e la CO2 presente nel suolo. Noi non parliamo di OGM, però vi devo ricordare che in questo momento l'Argentina ha approvato i frumenti OGM per il Brasile e per aree con grande siccità del Brasile, andando a inserire dentro un gene preso da girasole, ecco perché OGM, no? E che quindi è stato accettato, registrato e oggi è in produzione. Quindi possiamo fare tutto. E un materiale che proviene non dal pubblico ma dal privato, perché è stato fatto da Desprez, che è un cementiere francese che opera anche in Argentina. Questa è la situazione. Alcuni oggi cominciano a cercare anche i sapori antichi, i sapori moderni. In realtà, scientificamente, i sapori non si riscontrano sapori diversi, i sapori si riscontrano con la tecnologia diversa impiegata, i lieviti diversi piuttosto che le metodologie di lavorazione e così via. Stamattina qualcuno ha detto il monococco è anche con i ciliegi, no, stiamo attenti, i ciliegi di frumenti non ne devono vedere neanche di lontano, così come non devo vedere né orzo né segale e così via. Le cosiddette allergie ai frumenti probabilmente potrebbe essere in minor quantità, non è un'allergia al glutine, è un'allergia ai frumenti, potrebbe essere di un certo interesse usare robe anche qui a bassissima resa e quindi fattibili per ambienti particolari, ma certamente dal punto di vista ambientale non perseguibili, no? Quello di andare a fare il monococco a
15, 16, 20 quintali per ettaro contro i 70 o i 100 del nord Europa che avete sentito. Sicuramente invece nel futuro avremo grani diversi, più resistenti ai parassiti, più resistenti a fattori negativi abiotici e biotici, e questo applicando le nuove tecnologie, sperando che queste ce li facciano applicare e non con i decreti fasulli come quello recentemente votato dal nostro Parlamento. Perché fasullo? Perché posso andare a mettere i cosiddetti TEA in ambienti che sono stati sulla base della legge del 2003 stabiliti dalle regioni, e questi ambienti non esistono. Esiste un solo ambiente che è stato decretato dalla regione, che è l'azienda di Landriano, e basta. In Italia non c'è altre aziende dove si può portare TEA. Prima bisogna, sulla base del 2003, approvare le aziende ove fare sperimentazione, ove portare i prodotti fuori, dopodiché posso cominciare a seminare. E nel frattempo la fine del 2024 arriva, no? E quindi nel 2024 non sognatevi di mettere piante arboree o piante, perché probabilmente neanche le erbacee andranno in campo. Quindi ci siamo presi brillantemente per i fondelli, no? La senatrice Cattaneo è andata a dirglielo alla bruta ai signori senatori, i quali non hanno capito niente, e come hanno organizzato hanno detto no, che non ha ragione, per cui è stata votata in queste situazioni. E tutti sono contenti. L'informatore agrario, lo leggo stamattina, mi dice: finalmente votata il decreto sul tema. Finalmente che cosa? Una roba che non serve a niente, no? E che non anticipa assolutamente niente, mentre la nostra speranza è incidere, e là è il pane del futuro inteso come grani che in futuro dovremo avere, è quello di applicare le nuove tecnologie che con poca fatica anche i nostri laboratori sono in grado di fare, di portare avanti. Ecco, questo è un messaggio che secondo me va mandato. Certamente le tecnologie, quindi da una parte il miglioramento genetico che vada verso questa strada, dall'altra le agrotecniche da applicare e l'auspicio di andare verso, di specializzare la coltura. Però guardate che questo nella situazione attuale è difficilissimo, perché non si riesce a concentrare le partite. Non si riesce a metterle, a separarle, no? Non si riesce a fare la qualità nel campo, perché tutto questo prevede tutta questa operazione, no? Non solo. Ma guai al mondo pensare a fare grani e quindi a mettere insieme dei discorsi monovarietali, perché il rischio qual è col monovarietale? Che con l'andamento di quest'anno faccio un grano col 12% di proteine e un altro anno lo faccio con 14%. È chiaro che quindi è la miscela che conta, no? E non la varietà singola come tale, no? Quindi la funzione della miscela. Cosa altrettanto importante, e questo riguarda i mugnai che invece dovrebbe, i panettieri che dovrebbero organizzarsi per avere dal mulino delle farine pronte per le tipologie di pane che vanno a fare, quindi targate con tanto W, tanto P2L e consegnato, e non un Manitoba qualsiasi a chi fa la pizza o frumenti di un certo tipo che non ha, non funziona in questo modo. Quindi il panettiere deve organizzare, l'organizzazione dei panettieri deve potersi organizzare per richiedere ai mulini una specifica fornitura con le qualità ben determinate. Se lo fanno adesso, benissimo, secondo me non lo fanno. La farina si compra per W. Certo, la farina è data col W, però le forniture
poi il mugnaio fa quel che vuole nella realtà, no? Vabbè, non è così, ma questo è un altro discorso che sicuramente va fatto e che non deriva mai dal monovarietale. Questo è un discorso, ripeto, importantissimo. E quanto al problema invece sanitario, io trovo di un certo interesse quello che tecnologicamente possiamo intervenire in qualche modo per ridurre la quantità. Mi raccomando, non chiamateli pesticidi, no? Si chiamano agrofarmaci e quindi pesticidi non esistono, lasciateli agli inglesi, no? Con l'uso ridotto di agrofarmaci, cercare di arrivare verso un prodotto così come il consumatore lo vuole, con residui molto bassi, ma residui molto bassi di prodotto, ma residui zero di micotossine o molto basse in termini di micotossine, perché altrimenti gli diamo i veleni senza andarli a considerare con attenzione. E questo è un discorso che va fatto e va raccontato alla gente, dicendo che le micotossine non ci sono e che qual è il significato delle micotossine. E non è vero che i grani antichi, cosiddetti, hanno meno micotossine, anzi ne hanno di più da questo punto di vista. Bene, mi dovrei soffermare su ognuna delle relazioni. Mi hanno detto che ho 10 minuti, io ne avrò già impiegati un quarto d'ora, no? E quindi devo per forza chiudere ringraziando i relatori, no? Ringraziando voi che avete ascoltato il tutto e chi ci segue da remoto, che ha avuto la pazienza di sentire questo lungo discorso. Grazie ancora. Arrivederci.